L'area dei comics, perfettamente integrata nei percorsi del quinto padiglione, ha risolto tutti i problemi che si erano verificati la scorsa edizione. Il fumetto entra sempre di più nel tessuto della Fiera del Libro, in una collocazione più efficace. Così Vittorio Pavesio, patron di Torino Comics, che traccia un bilancio positivo della manifestazione. Tra gli eventi che hanno conquistato il pubblico del Lingotto, l'incontro con Milo Manara e gli appuntamenti con Vittorio Giardino, Luca Enoc, Tito Faraci e Guido De Maria. C'è una lettera a Caini Binocchi, insomma, che è molto bella. La lettera arriva dalla ditta Telux, tende da sole mobili da giardino, Cerro Maggiore, provincia di Varese. Contenuto della lettera: lei sa sciare? Risponde Caini Minog: sì, non benissimo, però sì. Fine della lettera. Per il secondo anno consecutivo, l'area dedicata a libri antichi e rari ha riscosso interesse non solo tra gli amanti del genere, ma anche tra i profani che si sono avventurati tra volumi ed opere introvabili. Grande curiosità per la mostra Lo Studiolo di Federico da Montefeltro, mentre la Bibbia di San Girolamo, un cunabolo miniato del 1484, esposta in una teca protetta, è stata venduta per oltre 10 milioni di euro. Del restauro del libro si è iniziato a parlare nell'Ottocento, beh, nasce dall'esigenza di conservare questi libri su cui sono stati scritti tutti i testi che hanno iniziato a degradarsi e rischiavano di perdersi, quindi dall'esigenza di mantenere e di conservare il sapere e quindi di conservare il supporto su cui questo sapere è stato trascritto. Il degrado non si può fermare, ma si può in qualche modo rallentare, quindi il lavoro di restauro è quello di migliorare le condizioni del libro, consolidare la carta, consolidare la cucitura, la legatura che tiene assieme tutti i fogli, ed è un intervento che viene fatto sia in maniera meccanica sia in maniera chimica, a volte anche con dei lavaggi sulla carta, per permettere alla carta di avere di riprendere in qualche modo forza e di potersi conservare più a lungo nel tempo, in condizioni che permettano la fruizione del libro e quindi che permettano di toccarlo, di sfogliarlo e di leggerlo senza problemi, che permettano agli inchiostri di conservare la scrittura o la stampa nitide e che siano ancora leggibili. Se penso di aver offeso qualcuno, sì, qualcuno sicuramente si è offeso. Io però non volevo essere aggressivo. Mentre tu mi chiedevi questa cosa, mi è cascato l'occhio su una parte che si chiama Brevi recensioni di opere e giudizi di persone, sulle persone, scusate, dove cerco di condensare in breve una recensione, per esempio Divina Commedia, giudizio, bella, forse troppe parti. E l'ultima è la recensione del Cinema Italiano di Significati, che è Laura Morante si tocca le mani sussurrando, all'improvviso grida, che mi sembrava descrivere il nuovo cinema italiano d'autore. Qualcuno mi ha detto che Laura Morante si è un po' risentita per questa cosa, perché trova un po' riduttivo della sua arte cinematografica quella di descriverla come una che si tocca le mani sussurrando all'improvviso grida, però tutti i film in cui ho visto Laura Morante sussurra e a un certo punto grida, e quindi mi sembra. Ho 12 anni, faccio la cubista e mi chiamano Principessa. Il sottotitolo è Storie di bulli, lolite ed altri bimbi, edito da Bompiani. Io sono l'autrice Marida Lombardo Piola. In questo libro ho raccontato una specie di mutazione antropologica dei preadolescenti, o meglio dei bambini, cioè di quelli che hanno tra i 10 e i 14 anni, ma anche di meno negli ultimi tempi, e che sono spinti da una serie di messaggi coerenti, martellanti e di mancanze di messaggi alternativi a trasfigurare se stessi travestendosi da adulti, caricature grottesche ma anche un po'
ingenue dei peggiori modelli che hanno ricevuto come proposte dal mondo occidentale: consumismo, esibizionismo, sesso precoce, mercificazione del proprio corpo, avidità, rampantismo, desiderio di apparire piuttosto che di essere. Un mondo desolante che era sommerso, era sfuggito al controllo di tutti, perché si sviluppava attraverso una specie di doppia vita, o forse perché non abbiamo voluto vederlo. Non ci sono colpevoli in questo libro, c'è un sistema che condanna, ci sono tantissime vittime. A chi conviene che il gioco si faccia secondo delle regole nuove? Conviene a chi ha le buone carte, a chi ha le carte buone. Il gioco onesto conviene sempre a chi ha le carte buone in mano, gli altri bleffano o barano. Chi ha le carte buone in mano deve pretendere, deve stare attento che le regole siano quelle valide, quelle che permettano a chi ha le carte buone di vincere. Finora che fa chi ha le carte buone in Italia? C'ha due possibilità: o fa parte di un clan, che può essere un clan familiare, può essere un clan di status, in pratica può essere figlio di qualcuno importante, oppure può essere amico di qualcuno importante, oppure deve entrare in un giro, deve entrare nel giro delle persone giuste. Io avevo un amico che aveva teorizzato, quando noi facevamo la scuola di Perugia, che dava diritto poi a entrare in Rai, però era una scuola che era... Il corso si teneva tra il 91 e il 92, in piena Tangentopoli, quindi mentre noi facevamo un corso che ci avrebbe dovuto permettere di entrare in Rai, la Rai crollava, si dissolveva tutto. Quindi eravamo tutti molto terrorizzati. Che si fa? Che non si fa? Tutti cercavamo di muoverci, cercare magari di conoscere qualche politico, qualche giornalista. E ogni tanto qualche collega tornava e dice: ah, sai, io ho conosciuto questo, ho conosciuto quello. E uno di noi disse una cosa molto drammatica ma molto intelligente. Disse: ma tu che gli hai detto? Io gli ho detto che qua, là, che io sono bravo, che io ho studiato, che io devo... E quello faceva: no, hai sbagliato, tu gli devi fare pena al potente. Perché se tu gli fai pena, quello ti prende con sé. Perché gli fai pena? Perché dice: ma questo non mi mette a rischio, questo diventa uno dei miei, mi porta con sé. E poi dopo, eventualmente, tu ti puoi fare spazio. La guida è sempre stata presente, sin dalla prima edizione del Salone del Libro, qui a Torino. Il Salone del Libro rappresenta infatti la più grande esposizione del libro italiano, della letteratura italiana, dell'editoria napoletana e italiana. E si è trasformato nel giro di pochi anni in una fiera del libro internazionale. Quest'anno si ospita come paese d'onore Israele, che tante polemiche e tanta onore di cronaca ha ottenuto in questi ultimi giorni. La guida, forte oramai di tre generazioni di soggetti, di persone guida, oggi presente ancora a Torino, evidenzia e valorizza le sue produzioni particolari. Una produzione particolare di Dante De Rosa, L'uomo allo specchio, che è un volume non solo molto interessante certamente da leggere, ma è un volume che sta riscuotendo un successo enorme, non direi inaspettato, peccando un poco di superbia, perché il libro, che è stato già presentato anche all'edizione della Fiera del Libro di Napoli, Galassia Gutenberg, ha ottenuto un successo e un'attenzione di pubblico veramente particolare. Dai giovani alle persone più anziane, tutti avvicinandosi a leggere, ad avendo anche il rapporto umano con l'autore, con Dante De Rosa, hanno trovato questa esperienza un'esperienza particolarmente interessante, particolarmente toccante. Toccante perché l'autore riesce a identificare la personalità del soggetto intervistato con poche domande sensate e approfondite, riesce a conoscere il carattere della persona intervistata e a farne uscire le proprie peculiarità e le proprie caratteristiche. Non tutti di noi conosciamo cosa siamo realmente, né conosciamo quale sia il nostro vero carattere. Dopo la lettura di questo libro e dopo anche un semplice, forse apparentemente banale, ma invece molto approfondito testo, Dante De Rosa riesce ad esprimere tutto quello che ognuno di noi ha dentro di sé, e quindi riesce anche ad aiutarci a conoscere non solo noi stessi, ma anche a come siamo visti evidentemente dall'esterno. Molto spesso questo è un elemento di valutazione che ci manca, e quindi ci meravigliamo magari in occasioni in cui non siamo in grado di trattenere rapporti umani con persone che ci sembrano interessanti, ma che evidentemente alle quali non riusciamo ad esprimere lo stesso interesse anche da quell'altro lato.
perché io ho voluto dare qualcosa di diverso, una bellezza che va oltre l'aspetto esteriore. Però quindi, quella è più bella però. Lo so, ma questa è un'imperfezione, io ho esaltato l'imperfezione. Ma alla gente piace più la perfezione, non l'imperfezione. Lo so, però Modigliani ha dato questo tipo di bellezza, un collo lungo. Okay. Diciamo che in fondo Modigliani, Botero sono serviti per arrivare sull'altra sponda del fiume, quella dell'imperfezione. Noi abbiamo camminato in realtà né su una sponda né sull'altra. Noi abbiamo camminato lungo il ponte che collega le due sponde. Da una parte c'è questa austera grecità, romanità, rinascimentale della perfezione. Dall'altra c'è Modigliani, Botero e tutti gli artisti, Picasso, dell'imperfezione. Ma per vedere cosa è successo abbiamo camminato attraverso questo ponte e questo è stato quello che ha fatto Rosa sicuramente. La 22esima Fiera Internazionale del Libro si svolgerà da giovedì 14 a lunedì 18 maggio 2009 e nel frattempo appuntamento all'ultimo weekend di settembre con la seconda edizione di Portici di Carta, la più lunga libreria del mondo sotto i portici del centro di Torino. Then Amy makes a day.